il metodo Warren Buffett. Un video a cura del prof. Fabio Banderali per la E-Italia, Associazione Europea per l'Educazione Economica. In questo video ci occuperemo della recensione di un libro di stretta attualità finanziaria, il metodo Warren Buffett. Ma chi è Warren Buffett? È riconosciuto come uno dei più grandi investitori di tutti i tempi. Nasce nel 1930 negli Stati Uniti, è famoso come investitore e filantropo. Nel 2015, secondo la rivista Forbes, è l'uomo più ricco al mondo. Fonda una propria società, una holding, la Berkshire Hathaway, con quale gestisce tutti i suoi investimenti. Che cosa sono e come agiscono i mercati finanziari secondo Warren Buffett? Intanto la formazione di Buffett avviene sull'ottimo saggio di Benjamin Graham del 1949, The Intelligent Investor, che rivoluziona la concezione dei mercati finanziari, introducendo il concetto di valore intrinseco di un'attività finanziaria. Il valore intrinseco di un'attività finanziaria, in particolare un'azione, esprime la quota di valore di quell'azione rispetto al valore economico della società. Questo valore è alieno dal valore della quotazione di quell'azione sui mercati finanziari. L'investitore che acquista un'azione a un valore di mercato inferiore al valore intrinseco avrebbe un futuro guadagnato, ovvero quando il valore di mercato è inferiore alla quota di valore economico espressa da quell'azione. In questo caso Graham combatte la teoria dei mercati efficienti, secondo la quale il prezzo rifletteva in maniera efficiente e perfetta tutte le informazioni sui fondamentali di quell'azienda. L'analisi dell'andamento della quotazione è inutile perché le informazioni si riflettono nei prezzi. Secondo lo stesso Buffett, sarebbe stato più utile scegliere un'azione lanciando freccette sul mercato azionario piuttosto che studiarne l'andamento della quotazione. Secondo Buffett, allora diventa importante non acquistare azioni come quote, come mercato azionario, quanto come investimento in una società. Investire o gestire per me è sostanzialmente la stessa cosa. Per ottenere risultati straordinari non è necessario fare cose straordinarie. Allora, che cos'è l'investimento secondo Warren Buffett? L'investimento è un'attività che, dopo un'attenta analisi di studio sulle grandezze fondamentali dell'azienda, garantisce in termini razionali con una probabilità elevata, in maniera ragionevole, in base a delle evidenze che traggo dai bilanci, dall'analisi di un'azienda, da delle visite dei suoi prodotti, comunque da grandezze fondamentali non finanziarie, che quell'investimento mi garantisce due cose: la sicurezza del capitale investito e un profitto soddisfacente, dove il termine soddisfacente è un termine sicuramente soggettivo, ma che sicuramente mi dice che deve essere soddisfacente se confrontato con altri tipi di investimenti caratterizzati da uno stesso grado di rischio. Se manca una delle due condizioni, la sicurezza capitale e il profitto soddisfacente, allora non sono di fronte a un investimento, bensì a speculazione. Da qui Buffett introduce il concetto di margine di sicurezza. Il mercato non è efficiente, non è vero che la quotazione e i prezzi riflettono in maniera perfetta le informazioni sul titolo. Può capitare che il valore di mercato sia inferiore al valore intrinseco, cioè il valore economico dell'azienda. Se questo è vero, le aspettative di lungo periodo sono ottimiste, in termini tecnici sono rialziste, allora conviene acquistare, perché nel lungo periodo il valore di mercato diventerà quantomeno pari al valore intrinseco, ovvero aumenterà e mi permetterà di ottenere un capital gain. In particolare, secondo Warren Buffett, conviene investire se il valore di mercato è inferiore almeno a 2/3 del valore intrinseco e se ha un rapporto price-earning basso. Il rapporto price-earning si calcola facendo quotazione d'acquisto fratto dividendo.
ed esprime il numero di anni in cui attraverso i dividendi riesco a recuperare, a rientrare l'investimento effettuato. Minore questo valore, maggiore l'appetibilità di investimento. Un price earning di 3 anni, di 3 significa che in 3 anni attraverso i dividendi riesco a recuperare il costo d'acquisto del titolo. Un price earning di 8 significa che sono necessari invece 8 anni prima di rientrare nell'investimento, per cui mi conviene investire in titoli con price earning basso. Inoltre introduce il concetto Buffett di focus investor, ovvero di investitore selettivo. Concentrarsi, suggerisce Buffett, su poche aziende d'eccellenza, quelle con il valore mercato nettamente più basso valore intrinseco e quelle con il price earning più basso. In questo caso, cioè la concentrarsi su poche aziende, Buffett va contro uno dei cardini della finanza, il principio di diversificazione a Markowitz, secondo il quale l'investitore, una volta fissato il livello di rischio accettato, andava a costruire un portafoglio frazionale, cioè un portafoglio diversificato con titoli fra loro non correlate, in parte obbligazionari, in parte azionari, ma all'interno dei titoli azionari, titoli fra loro non correlati, italiani piuttosto che americani, asiatici, ancora all'interno quelli italiani, energetici, tecnologici, industriali, finanziari, ovvero in modo che non ci fosse correlazione fra i titoli. In questo caso si frazionava il rischio alla Markowitz. Il metodo Warren Buffett parte dall'individuazione però del valore intrinseco, che dipende da 4 criteri. Criteri di business, relativi all'attività svolta, ovvero dalla gestione caratteristica. L'attività deve essere semplice e comprensibile al mercato, deve avere una storia operativa coerente, cioè gli investimenti devono concentrarsi sul core business, non su attività terze. E le proiezioni a lungo periodo contenute tradizionalmente nel business plan devono essere comunque positive. Si fa poi riferimento ai criteri management, in cui management deve agire in modo razionale, ovvero deve allocare capitale in modo efficiente, deve essere trasparente nell'informativa degli azionisti e deve resistere all'imperativo razionale, istituzionale, ovvero quello di assecondare comportamenti prevalenti nel settore. Deve essere in grado e avere la forza di andare controcorrente. Dipende da criteri finanziari, concentrarsi sulla redditività del capitale investito, valutato ad esempio in termini di ROI, calcolare lower earning, ovvero il rapporto fra il cash flow generato, il flusso di cassa, e la destinazione dell'utile. Cercare sempre aziende con elevati margini di profitto e soprattutto valutare che ogni dollaro incassato generi almeno un dollaro di aumento nel prezzo di mercato dell'investimento. Infine, devi stimare i criteri di mercato, ovvero stimare valore attività. Il principale elemento per stimare valore attività è il cash flow, i flussi di cassa attualizzati con un tasso di sconto che tenga conto anche del premio di rischio. In particolare è importante l'aspetto finanziario: revenues are vanity, profits are sanity, but cash are reality. L'importante è il flusso di cassa. Vediamo da questo grafico, questo schema, che in un periodo in cui si ha un prezzo di mercato inferiore al valore corrente, cioè sottoprezzato, e il valore intrinseco è maggiore, siamo in presenza di una grande occasione che può generare, ovvero creare valore. Quindi siamo nell'ambito di un investimento. Qualora invece fossimo di fronte a un prezzo di mercato sovrapprezzato, che sovrastima il valore di una attività, allora ci sarebbe margine per un processo di speculazione. Infine, secondo Buffett, è importante l'aspetto psicologico. Citiamo 3 suoi interviste. Quando il prezzo di un titolo può essere influenzato dal gregge di Wall Street, quasi una concezione dispregiativa di chi opera in Wall Street,
con i prezzi fissati a persone emotive, cioè non razionali, che si lasciano andare al momento congiunturale piuttosto che su ragionamenti lungo periodo, è difficile sostenere che il mercato resti razionale. In realtà i prezzi di mercato spesso non hanno alcun senso, ancora contro la teoria del mercato efficiente. Il mercato può anche ignorare per un po' un business di successo, ma alla fine se ne accorgerà. Il business centrale, le grandezze fondamentali, la gestione caratteristica, non l'andamento di quotazione mercato, il business. Infine, il valore della pazienza. Nel breve periodo le variazioni di prezzo di un titolo non hanno molto a che vedere con il valore intrinseco, non hanno senso, ma possono solo introdurre un turbamento emotivo. L'investimento azionario è un investimento di lungo periodo che richiede pazienza. La pazienza ripaga l'investimento. Infine, Warren Buffett si introduce anch'esso alle principali aspetti di teoria della finanza comportamentale, che qua solo accenniamo, con alcune bias, ovvero l'overconfidence, che spesso l'investitore si fa influenzare dalle sue scelte, dal fatto di ritenersi più preparato rispetto agli altri, di sovrastimare le proprie capacità di operare in borsa. Ha una avversione a una perdita 3 volte superiore al grado di appagamento che genera un profitto, quindi più sensibile alla paura di perdere che alla gioia di ottenere profitti, ed è soggetto a effetto lemming, ovvero della convinzione che si muove nella stessa direzione in cui si muove il mercato, ovvero gli altri investitori, quella direzione è sicuramente giusta. Abbiamo qua analizzato il metodo Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo video dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica.